invito l'assessore o il sindaco che fa tanti proclami, perché è abituato a fare proclami, di un'attività che loro hanno proposto nella gara, quella famosa gara che lei prima annunciava, caro sindaco, si hanno fatto una cosa di quello che loro hanno scritto. Allora, ma non andarci per andare contro ai ciuffarella, ai cose, perché tanto voi già avete telefonato, quindi non è questo il problema. Allora dice, nell'ambito della promozione dei valori dello sport, la SD Pro Calcio Ferentino si pone come promotrice di vari eventi. Festa dello sport a Ferentino. Se l'avete vista, ditemelo, perché io no. La famiglia al centro. È in centravanti la famiglia diventata. Città di Ferentino, contrade di Ferentino. Se ve lo leggo, legato, contrade di Ferentino, legate ai festeggiamenti patronali, aperte a tutti i residenti senza limiti di età, nelle varie contrade con lo scopo di difendere i valori della propria contrada, cimentando i rapporti intergenerazionali. Oh, è che stiamo. Ma penso che sia. Non siamo in Italia, eh. Quindi, allora io dico. Con questa benedetta convenzione che voi avete fatto anche una gara d'appalto, quindi allora come voi non controllate niente, perché una volta data l'appalto avete chiuso, quindi non vi frega più niente, perché l'avete dato, basta, avete raggiunto i vostri obiettivi politici e sta a posto. Quindi allora io mi chiedo, è giusto rivedere la convenzione a si benedetti, a sa benedetta associazione e dire signori, da oggi in poi la rivediamo tutti insieme come consiglio comunale, e farete quello che noi diremo, sempre con la vostra collaborazione? Questo, ecco perché io vi voto a favore, Presidente. Grazie, consigliere Bernardini. Mi faccia È finire, scaduto il suo Presidente. tempo. Sa, Come devi gli ho far dato finire, già Presidente? 20 La minuti. devi essere più educato a far finire Io il suo sono molto proclamo. educato. E La allora faccia interrompo dopo finire. il tempo previsto. Presidente, io non parlo più. Ve ne state accorgendo, perché? Perché ormai ti ho Dopo il capito tempo previsto ti sto e seguiti a interrompendo. parlare e fai Ti perdere sto tutto il invitando a tempo. concludere. Stai facendo perdere Vieni a a tutti vedere il il tempo. tempo. Sei tu che fai perdere il tempo, non siamo noi. Perché noi, Prego. quando abbiamo fatto le nostre dichiarazioni, ci siamo zitti, Prego. rispettiamo le regole. Sei tu che non puoi rispettare le regole, Ma ci sono perché dei che ce li minuti, fai? Bernardino, mica l'ho inventato io. Eri insisti, vabbè, insisti. Prego, continua, dai. Si avvia la No, conclusione, guarda, non sai fare gentilmente. nessuna cosa, prego, non è che lo sai. Prego, si avvia la Però conclusione, grazie. hai interrotto un'altra volta. È una tattica che la devi Ma piantare, quale va. dati? Io sto a guardare i La denti. devi piantare di fare il coso, da interrompere la gente che parla. È maleducazione. È È maleducazione. maleducazione anche non rispettare i La tempi. devi piantare a interrompere la gente. Quando è consigliere, ha finito, ha fregato 2 minuti, non cade il mondo. È un dibattito pubblico, pensa tra amici, prima cosa. Prego, Seconda Bernardino, cosa, concluda, grazie. allora le stavo dicendo che, e lo ripeto, se noi rivediamo la convenzione, non significa andare contro l'associazione, anzi, può darsi pure che la favoriamo l'associazione sportiva. Perché se effettivamente Frosinone e diciamo, l'associazione si uniscono a 50 e 50, è ancora meglio. E chi dice di no? Ecco perché, caro sindaco, tutti questi proclami non servono. Servono le cose pratiche per risolvere i problemi. Non servono le grandi cose o i grandi annunci sui giornali. Che sui giornali non ne crede più nessuno. Ceccano, caro sindaco, ha votato un sindaco che non ci stanno più i partiti e ha vinto. E dopo fatevi i vostri.